Beh, intanto il contesto di questa presentazione, un po' come anticipato dal titolo, insomma. Allora, ho fatto parte, insomma, di un team che ha svolto un'attività, di Agile Transformation presso un grande cliente, una multinazionale italiana, della quale ho scelto volutamente di non fare il nome, anche se probabilmente poi durante la presentazione qualcosa, insomma, la ricorderà, però giustamente io non ne faccio nome, però è stata un'esperienza molto interessante e molto challenging, per cui mi faceva piacere, insomma, descrivervela in maniera molto macroscopica, visto che, insomma, il cliente comunque aveva una storia, basata su un approccio al project management molto legacy, lo vedremo poi durante questa presentazione, e siamo riusciti a portarlo, ovviamente siamo ancora in una fase, sperimentale, dove la trasformazione e l'approccio e il processo è ancora ongoing, ovviamente, però i risultati che abbiamo ottenuto già da ora, sono parecchio interessanti, insomma, e quindi, andiamo un po' a scoprire, insomma, questo viaggio. Intanto, giusto tre macro punti che compongono un po' l'agenda di questa presentazione sono, insomma, le sfide che abbiamo dovuto affrontare, facendo ovviamente riferimento a una situazione prima del cambiamento. Ovviamente stiamo parlando, ce la descriverò in maniera molto macroscopica, giustamente anche perché il tempo, a disposizione non è molto. Poi andremo un po' ad affrontare quello che noi abbiamo scelto essere il nuovo modello agile, quindi siamo passati ad aderire un po' a un framework e un processo che sposa un po' le caratteristiche del project management agile, poi lo vedremo. E dopodiché, insomma, come abbiamo implementato questo processo, insomma, quale tool utilizziamo in particolare per l'implementazione del nostro processo, e ovviamente qua, cioè, il gioco forza, andremo a scoprire che il nostro magico, mondo offerto da Azure DevOps è stato un po' la base, la piattaforma di riferimento di tutto quello che è, il requirement management, il project management, all'interno che abbiamo deciso di implementare in questa organizzazione. Ok, frase che mi piace sempre, diciamo, dare merito, perché Peter Drucker, insomma, mi ha entusiasmato, no? Quando ha tirato fuori una frase di questo impatto, di questo effetto. E tutto, non è dovuto a una scelta, a una strategia aziendale. Sicuramente quella è importante, ma se le tue persone non sono pronte, culturalmente ad accettare il cambiamento, tu ti andrai matematicamente a scontrare contro, diciamo, i fiabeschi muri di gomma. Per cui, insomma, tutto il nostro sforzo è stato non tanto nel definire le strategie, importanti ovviamente anche quelle, ma tanto per portare la corretta cultura a delle persone, e non è stato facile perché queste persone, vivevano da anni, insomma, abituate ad un ecosistema molto legacy, come si diceva prima, con un project management, gerarchico, positivo, molto importante, per cui non è stato semplice, diciamo, distruggere un po' questo modus operandi, questa modalità di pensiero, questa direttiva di pensiero, per arrivare poi a qualcosa che invece è completamente volto verso l'agile. Ok, le sfide da affrontare. Allora, situazione prima del cambiamento, ma la vediamo veramente in maniera molto rapida. Ok, intanto questa grande multinazionale, vende servizi, a livello nazionale e anche all'estero. E chi decide le strategie? Le decide un dipartimento che si chiama marketing, che viene chiamato internamente anche cliente. Anche perché loro stessi rappresenterebbero il cliente, no? Nella definizione di queste strategie, di questa vision, che dovrebbe avere l'azienda. E ogni volta che c'è da affrontare un cambiamento, quindi da portare delle nuove feature in questo parco tecnologico, che offre poi, effettivamente servizi agli utenti, li concorda con dei program manager di riferimento. Questi program manager, ne esiste almeno uno per ogni vertical. Le vertical sono dei dipartimenti
che offrono dei particolari servizi all'infrastruttura, all'organizzazione, e concordano tra di loro quali sono, diciamo, i macro requisiti previsti all'interno di un evento, un'iniziativa. È molto importante focalizzare bene il concetto di evento in questo caso, perché tutto si basa su far partire delle azioni, delle modifiche, dei change a valle di degli eventi. Questi eventi possono essere grossi eventi internazionali, anche di caratura molto, molto elevata, insomma. Ok, quando parte un evento viene designato un project manager per questo evento, e dopodiché il project manager designato e i program manager che hanno concordato nel frattempo i requisiti col macro requisiti col marketing, incominciano a utilizzare che cosa? Dei grandi utilizzavano, insomma, adesso possiamo finalmente poter usare il passato in questo contesto, usavano dei grandissimi documenti Office, in questo caso fogli Excel che si spargevano in maniera sconsiderata, diciamo, nell'ambito delle loro caselle postali. Questo non ve lo sto neanche a raccontare, bene lo immaginerete, insomma, in maniera totalmente destrutturata, ovviamente. E andando a inserire, adesso qui la faccio ovviamente molto semplice, però il concetto è questo: andavano a inserire questi macro requisiti con un tempo di stimato di esecuzione, e che dava ovviamente poi delle scadenze specifiche. Queste scadenze ovviamente venivano imposte da chi? Dal marketing. Il marketing imponeva il fatto che una certa cosa doveva essere terminata. Attenzione che questa cosa comunque non è molto differente nell'attuale processo, anche perché un evento è in una certa data, non posso certo andare oltre, diciamo, questa data nel completamento di queste voci. Diciamo, però si giocherà, poi vedremo, sul concetto di coperta corta e lunga, nel senso di poter fare più o meno cose a seconda ovviamente della capacità erogativa del team. Andiamo avanti. Una volta che erano definiti questi macro requisiti, venivano coinvolte le cosiddette ingegnerie di riferimento di queste vertical, che andavano a decomporsi questi requisiti a loro carico, coinvolgendo eventualmente i fornitori esterni. Ricordiamo che questa multinazionale si avvale in maniera quasi totale per gli sviluppi, soprattutto quando si parla di tecnicismi, quindi di portare avanti degli sviluppi anche dal punto di vista tecnico, proprio delle applicazioni software vere e proprie, e di fornitori esterni. I fornitori esterni rappresentano comunque il concetto di black box, quindi il fornitore viveva prima e vive anche adesso in un concetto di black box management, ovvero questo fornitore mi definisce delle scadenze a valle di delle attività a loro carico, io ne devo semplicemente prendere atto, anche perché il fornitore rimarrà sempre al di fuori di questa organizzazione. Però vedremo poi come siamo riusciti ad inserire il black box management all'interno della nostra evoluzione. Tutto lo scambio dei progressi e di tutte le riformulazioni e requisiti viene fatta, ma che ci riusciamo a fare, attraverso un ennesimo documento Office, stavolta è un Word che ha un'importanza, ancora adesso ce l'ha, poi vedremo però come abbiamo indirizzato, insomma, quella consistenza del documento, esiste ancora adesso, il cosiddetto PDO, che è un documento che ne definisce il master dell'informazione, ovvero quello che c'è scritto qua sopra dovrebbe essere la Bibbia che deve definire, insomma, il punto sino a che punto sono stati concordati questi requisiti tra il marketing e i project manager e i program manager di riferimento. Questa, insomma, è la macro slide. Ovviamente, come dicevo prima, i fornitori esterni sono coinvolti previa emissione e stima completamento. Attenzione, una cosa veramente molto importante che noi stiamo cercando di cambiare in questo contesto è il concetto di approvazione del budget. Ovvero, ogni volta che c'era il coinvolgimento di un partner o un fornitore esterno, una volta che il partner restituiva una stima a completamento di una certa attività, questa stima di attività, che si traduceva ovviamente in un contesto economico, doveva essere approvata da questa multinazionale, e i tempi di approvazione erano e sono tuttora biblici, quindi tutto questo ovviamente gioca
inutile starla a dire, è un contesto che va completamente al di là di una possibile formulazione agile. Poi vedremo anche questo, come l'abbiamo affrontato, almeno in questa prima fase, nella nostra trasformazione. Ovviamente, quando poi partono le attività, queste erano pienamente in pieno stile waterfall, quindi con una catena, una pila di evoluzione del software, che era, come vedete da questa slide, molto molto vicina alle classiche pratiche waterfall, insomma, pianificazione, coding, testing, compreso anche il crowd testing, ovvero la possibilità di dover dare queste feature in preview a una pletora limitata di utenza, sino ad arrivare poi a coprire l'intero territorio nazionale. Anche il collaudo integrato è tuttora un team che stiamo portando dentro l'organizzazione, completamente slegato, insomma, dall'organizzazione stessa, che accettava, insomma, tutte le attività che andavano sotto il collaudo integrato, l'end-to-end testing, il crowd testing, e li metteva in una pila e poi li scodava, insomma, a seconda delle priorità. Ovviamente questo creava una sorta di bottleneck applicativo nel processo, che non era ovviamente e assolutamente compatibile con le linee strategiche volte verso l'agile che noi avevamo deciso di affrontare. Tre erano i pillar cruciali nella trasformazione agile che io ho voluto, noi come team, insomma, abbiamo deciso di portare a termine all'interno di questa trasformazione. La prima è l'indipendenza funzionale del dominio, ovvero noi dobbiamo creare un ecosistema, anzi, vediamo prima quali sono queste tre voci, poi le andremo a esplodere nella slide successiva, che ci dà un'idea anche visiva, no? Insomma, dell'impatto di una di queste tre macro voci. Allora, indipendenza funzionale del dominio, trust, fiducia nei team e nelle persone, quindi una sorta di spinta che finalmente arriva anche dal basso, soprattutto quando si parla di stima e attività che servono per poter arrivare a una certa evoluzione, okay? A un certo cambiamento, a un certo change. E poi il concetto fondamentale della lavorazione senza vincoli approvativi. Quando si diceva prima che un fornitore ha bisogno di un'approvazione del budget volta per volta, ovviamente questo è stato uno dei aspetti fondamentali che abbiamo dovuto affrontare. Eccoli nel dettaglio. Allora, indipendenza funzionale nel dominio. Allora, abbiamo dovuto intervenire all'interno di un contesto molto difficile, dove abbiamo identificato in queste vertical dei domini isolati con una completa indipendenza funzionale, ovvero ogni volta che io volevo e dovevo portare una voce, una feature, piuttosto che un requisito ad appannaggio di un dominio, il dominio doveva avere tutte le caratteristiche per poter portare a termine un'attività nell'end-to-end. Tutto questo doveva essere comprensivo di tutte le black box che abbiamo identificato. Non ci siamo ancora arrivati a questo, ma siamo in una strada che volge proprio all'indipendenza funzionale. Tanto per darvi degli esempi, stiamo portando il gruppo di collaudo di testing dentro il dominio, in modo tale che almeno, diciamo, nelle fasi di collaudo e testing, quel dominio ha la completa indipendenza nel poter decidere quando, come e con quali termini io voglio fare, ad esempio, una non regressione completa alla piattaforma di gestione per quel dominio. Invece abbiamo ancora molte difficoltà nel poter portare delle figure dei partner dei fornitori all'interno, perché ovviamente il partner dei fornitori ragionano con una loro identità e una loro testa, che è difficile in questo momento, almeno in quest'ambito, portare all'interno di questa trasformazione. Però ci stiamo lavorando. Secondo pillar molto importante, la fiducia nei team e nelle persone, ovvero invece che avere un approccio impositivo, classico project management, one direction, dove io impongo sia tempi che stime, abbiamo incominciato a dare fiducia ai team, ovvero sono i team che decidono come portare avanti il lavoro e quanto ci vuole per portare avanti e portare a termine ogni attività a loro appannaggio.
dopodiché i famosi vincoli applicativi. Abbiamo cercato di far intendere ai stakeholder e al management di questa, di questa grossa enterprise, ovviamente, che in Agile si lavora in modo ottimale con un budget in time material. Questo ovviamente per loro è quasi un ossimoro, è un paradosso, no? Per pensare di poter lavorare in tal senso. Ovviamente questo significherebbe ingaggiare i fornitori con un completa fiducia nei confronti dei fornitori, dove io pago alla giornata le persone che lavorano per, al fine di arrivare a completamento delle attività a loro appannaggio. Ovviamente questo non era possibile, però ci stiamo almeno diciamo andando verso una direzione dove definito un'iterazione, ho definito diciamo un concetto iterativo piccolo a piacere, io almeno alloco il budget a livello di iterazione. Questa macro iterazione che abbiamo deciso non è lo sprint, no? Che dura, poi vedremo, abbiamo deciso di far durare solo 2 settimane, ma è un concetto di program, ovvero una macro iterazione che comprende più sprint, dove io vado insomma a portare a termine delle macro attività che poi vedremo essere le nostre feature. Ok, la prima cosa che abbiamo fatto è l'assessment, ovviamente, l'assessment di ognuna di queste vertical che poi noi abbiamo trasformato in questi domini indipendenti, no? Vorremmo che avessero la completa autonomia operativa e di gestione delle attività a loro appannaggio. Questo è una classica scheda, ora non la dettaglio, l'ho messa soltanto a titolo esemplificativo, che abbiamo tirato fuori per ognuno di questi domini, per ognuna di queste vertical, andando a identificare le peculiarità e le particolarità di esecuzione e quali erano i punti critici dove bisognava intervenire per rendere, per portare questo dominio, questa vertical, all'indipendenza funzionale. È stato un lavoro molto difficile questo, molto molto complesso, dove non abbiamo avuto pochi diciamo persone che hanno incominciato ovviamente a remare un po' contro l'iniziativa, a dire che era inapplicabile. Insomma, abbiamo dovuto un po' faticare, no? Per far capire il valore di una cosa di questo tipo. Ok, si parlava di iterazioni. Allora, questo è il modello con cui abbiamo deciso di dividere il modello iterativo futuro dell'enterprise, dove lo sprint, nel quale saranno poi indirizzate le user story a basso livello, dura 2 settimane. In 2 settimane ovviamente non si pretende che venga portato a termine qualcosa di esercibile piuttosto che di già completo, ma almeno qualcosa di valore. Questo qualcosa di valore è un qualcosa che il marketing, una persona del marketing, che poi vedremo diventeranno gli stakeholder di progetto, possano comprendere in termini di valori di business e non in termini tecnologici, dove loro ovviamente non hanno la capacità di poterlo fare. Ogni 3 sprint si chiude un program. Un program invece dovrebbe essere un qualcosa dove tu dovresti prendere degli asset, dei package, degli artefatti e poterli portare almeno in una fase di test progressivo, dove l'utenza possa toccare con mano delle applicazioni pronte, insomma, e poter capire se effettivamente sono in linea con quelle che erano le aspettative. I tempi sono molto lunghi ancora adesso nel completamento di queste operatività. Vedevamo prima che era una logica molto basata sul waterfall. Ora stiamo cercando di comprimere queste iniziative in delle fasi che portino un valore continuo, ovviamente, all'utenza. E il program permette proprio in tempi non così corti come uno sprint, ma permette di poter al marketing, quindi al committente, quello colui il quale rappresenta il cliente finale, di poter apprezzare il lavoro nel suo ongoing. Dopodiché il concetto di event, quello che vi dicevo prima, questo grande evento sul quale questa multinazionale vive, questi grandi eventi in realtà nel quali vive questa multinazionale, dove io che ho la possibilità di collocare ogni 4 programs. Abbiamo trovato questo arco temporale come ottimale, diciamo, per poter diciamo, affrontare e inserire delle,
delle attività così long term come potrebbero essere un evento o un'iniziativa. Ok, questo definisce in maniera abbastanza completa quello è il nuovo modello organizzativo domain based. Ci sono delle vertical, quindi ho messe quattro a puro titolo esemplificativo, sono molte di più in realtà anche con nomi leggermente diversi. Ognuna di queste vertical, di questi domini, ha un product owner di riferimento. Il product owner è la persona responsabile del business all'interno di quel dominio ed è quello che ed è l'unica persona in realtà che ha diciamo un rapporto diretto col marketing e con gli stakeholders. Questo finalmente diciamo suddivide un po' quella sottile linea nel quale questi signori che si sentivano e si sentono tuttora i padroni dell'universo insomma andavano a essere invasivi direttamente sui team e questo accadeva molto spesso soprattutto quando eravamo a termini di scadenze piuttosto che insomma eravamo stretti in tempistiche magari che stavano incominciando a sforare rispetto a quelli insomma attesi. Il PM è un program manager, poi vedremo dopo perché abbiamo introdotto il program manager. Il program manager in realtà è una figura che è cross vertical, è cross domain e che dovrebbe essere responsabile nel definire delle iniziative che comprendono e ovviamente impattano più vertical. Questo è per evitare il concetto di me la suono e me la canto, cioè perché ovviamente ogni vertical ha l'interesse a poter scremare e a portare avanti attività nella propria dominio. Il program manager dovrebbe cercare di essere un po' la figura collettore quando un'iniziativa praticamente può comprendere, molto spesso lo è, può arrivare ad impattare più di un dominio. L'event manager è una sorta di responsabile dell'evento, è cross vertical per definizione ed è un po' quello che si accolla diciamo alla responsabilità di un evento end-to-end e viene scelto ogni volta a seconda delle caratteristiche dell'evento da un program manager, insomma, facendolo ricoprire a una figura di product ownership, oppure potrebbe essere un team lead di un'ingegneria, soprattutto quando le attività da portare a termine sono iniziative che vanno ad essere impattanti su una tecnologia specifica, oppure potrebbe essere il program manager stesso. Ok, in questa slide sono condensati un po' i ruoli, il totale dei ruoli. Li abbiamo già enunciati in maniera, secondo me, sufficiente nella slide precedente. Vi lascio giusto guardare, ve la lascio guardare a titolo di completezza. Ah, mi sono dimenticato ovviamente di dirvi, interrompetemi in un qualunque momento, ci fossero dubbi, perplessità, domande, sono ovviamente qua per rispondere, non è un intervento one way, quindi sentitevi liberi di stopparmi ogni volta che lo ritenete necessario. Ok. Questo ovviamente è il famoso triangolo Align Autonomy, io l'ho appeso questa schermata, fate conto, l'ho stampata e l'ho appesa nella stanza, nell'open space dove vive questo modello, questa organizzazione, insomma, dove è una delle vision room più importanti, perché voglio far capire come tutta la strategia cambia da un project management tradizionale a un contesto dove esiste sicuramente un management che però non determina le caratteristiche di non determina upfront come deve essere portato a termine una particolare iniziativa, determinandone stime e tempi di completamento, ma semplicemente determina quello che è la strategia organizzativa, no? Invece tutta l'autonomia, ovvero tutto quello che determina insomma, la capacità operativa dei team all'interno, ha totalmente, insomma, questi team hanno totalmente questa linea autonoma di poter decidere come organizzare e stimare tutte le attività che sono a loro carico. Allora, la stessa slide che abbiamo visto inizialmente, adesso l'ho trasformata in un modello che stiamo cercando di tenere una volta adottata, insomma, una trasformazione di questo tipo.
A questo punto il marketing concorda con i product owner di riferimento delle verticali impattate, questi macro requisiti, e sino a qua, diciamo, non cambia più di tanto rispetto a quanto avevamo visto precedentemente. Viene designato l'event manager. Attenzione, qui già c'è un importante concetto. Non esiste più il concetto di project manager. Quindi io ho voluto proprio togliere completamente l'idea di project management dalla testa di questi signori, portando invece delle figure che vanno verso un altro, almeno anche da un punto di vista letterale, insomma, portano ad altri pensieri, no? L'event manager è un responsabile di un processo, un evento, non più un responsabile diretto sulle persone. Ok? I product owner e l'event manager inseriscono i macro requisiti non più in Excel, documenti Office strutturati, ma all'interno di un tool. Adesso non faccio ancora il nome del tool, anche se abbiamo capito tutti quale sia questo tool, però diciamo che in questo momento ci interessa più il concetto, insomma, che lo strumento poi a disposizione che il tool questi ragazzi hanno, insomma. Quindi questi signori cominciano a registrare, dato l'evento, i macro requisiti distribuendoli per vertical. Già qua si capisce come una feature è stata volutamente creata per avere l'impatto su un'unica vertical. Quando un evento impatta, è cross vertical, quindi impatta più di un dominio, si deve creare almeno due feature. Non è detto che una sola feature, insomma, non è detto che debba esistere una sola feature per dominio dato un evento. Possono essere anche di più, però il constraint è che una feature debba essere univocamente assegnabile ad un unico dominio. Ok. Una volta definito questo macro modello, i team leaders delle ingegnerie incominciano a decomporre i macro requisiti a loro carico, ovviamente come lo fanno, creando user story, quindi andando a decomporre le business feature in storie utente a seconda delle attività operative che queste storie hanno. Una volta fatto questo, esiste un processo di prioritizzazione e di creazione del backlog. Ovviamente questa cosa deve essere poi portata dentro un contesto di forecasting, ovvero che è l'unico strumento veramente valido, secondo me molto valido, per poter determinare quando una feature e quindi quando un evento, diciamo di diretta conseguenza, sarà poi dato e reso disponibile agli end user. Per fare questo, ovviamente serviva un meccanismo di stima. Come tutti ben sappiamo, e ho voluto assolutamente introdurre questo concetto anche in questa attività di trasformazione, abbiamo voluto portare proprio il concetto di story pointing, ovvero questa metrica relativa che va molto al di là di quelli che sono i concetti temporali, anzi tra di loro non ci dovrebbe essere alcuna connettività, diciamo sempre nel mondo ideale. E per rendere facile, insomma, questo contesto, visto che questi gruppi non hanno mai lavorato con un concetto di story pointing, ma sempre con, diciamo, dei processi di stima tradizionali, no? Basati sui Gantt, basati su delle metriche basate sul tempo, insomma, quindi per rendere un po' più facile questo percorso, non ho voluto introdurre dei processi di stima molto dettagliati, come potrebbero essere, tipo, non so, la Poker Cards, la Fibonacci. E invece gli ho detto, senti, partiamo con qualcosa di molto semplice. Facciamo una t-shirt. Quindi prendete un elemento e dategli 1, 2 o 3, ovvero large, medium o small. Non andiamo adesso al di là di questo concetto. Se poi sentiremo, una volta imparato a padroneggiare questa metrica e questo processo di estimation con relativo forecasting, a quel punto, se voi, io ho detto, sentirete l'esigenza e vi piace e cominciate ad apprezzare il valore di questo processo di estimation, a questo punto potrete gettare il cuore oltre l'ostacolo e andare a utilizzare anche diciamo delle metriche un po' più complesse, no? Tipo le poker cards, ad esempio. Ok, e poi vedete in fondo, diciamo, sì, è chiaro ed evidente che
le storie, diciamo, molto in basso nel backlog, possono tranquillamente avere, e io gli ho detto, fate assolutamente così, possono avere degli story point di più alti del numero di 3. E gli ho detto, volutamente, metteteci un numero alto quando quella storia per voi non è azionabile, ovvero non è assolutamente indirizzabile in uno sprint perché è ancora troppo embrionale, deve essere ancora decomposta, è troppo grande, insomma non avete ancora ben idea di come farla, il marketing non è ancora convinto. Mettetela in basso e mettetegli volutamente un numero elevato. Ok, dato diciamo questo tipo di schematizzazione, diventa facile creare quelle che vengono chiamate le feature timelines. E qua il nostro tool, diciamo, è maestro nel fare questo tipo del tirare fuori report di questo tipo. Ovvero, attraverso una visualizzazione nel quale, andando a segnare tutte queste storie dentro gli sprint di pertinenza, io posso capire, molto banalmente, è quando una business feature sarà disponibile agli end user. Questa sarà la vista che sarà accessibile direttamente al marketing e agli stakeholders, in modo tale che finalmente non andranno più ad alzare la fantomatica cornetta per andare a chiamare non soltanto il project o il program manager, ma direttamente anche i team leaders delle ingegnerie, piuttosto che proprio tutti i singoli membri del team, per formulare la classica domanda, sì, ma questa cosa per quando ce l'avrò? Insomma, no? Questa è un po' insomma, la svolta culturale che noi stiamo cercando di portare in questa organizzazione. Teniamo conto che il marketing è assolutamente on board ed è entusiasta, quindi paradossalmente è molto più entusiasta al marketing, insomma, del team. E questo qua comunque è una cosa che mi fa parecchio piacere. Vabbè, questa è la classica definizione gerarchica, dove abbiamo già detto che per noi la vision è diventata l'evento iniziativa. E le business feature, ovviamente l'evento è cross vertical, mentre le business feature e ovviamente le user story sono delle attività che invece devono essere univocamente assegnabili ad un solo dominio. Quanto all'implementation. Allora, si parlava di questo famoso PDO, altresì detto profilo di offerta, che è tuttora un documento Word che veniva prima utilizzato per definire tutto quello che era il contesto di attività previste, tempi di fattibilità, costi, iniziativa, c'era tutto. Era la Bibbia di quello che doveva essere fatto. Se una cosa era scritta lì, indipendentemente da come era scritta lì, io dovevo fare poi le attività in un certo modo, e come vedono fuori queste attività era frutto di quello che era stato formalizzato all'interno di questo documento. Ovviamente questa cosa doveva essere una delle prime cose che doveva sparire all'interno di questa organizzazione. Molti però, siccome questo PDO ha un profilo cross organizzazione, quindi va molto al di là, diciamo, dell'ambito organizzativo nel quale noi ci siamo concentrati, c'è un documento ufficiale, diciamocelo chiaramente. In questo contesto, allora abbiamo detto, sì, tu non è che abbandoni il tuo PDO, il PDO però deve diventare un export, ovvero tu formalizzi e mantieni le tue voci dentro un tool strutturato. Poi tu questo documento PDO lo puoi ottenere ogni volta che vuoi e quando vuoi attraverso l'export delle informazioni. Questa cosa ci hanno messo un po' a digerirla, poi alla fine l'hanno capita e fortunatamente l'hanno capita bene. Adesso, diciamo, sta diventando fortunatamente un documento che ha senso solo come reportistica e non più come master dell'informazione. Story pointing, qua non mi fermo ulteriormente perché abbiamo già introdotto la semplicità che ho voluto dare in prima istanza allo story pointing in questa trasformazione, adottando una metrica molto semplice, quella della t-shirt. Forecasting di conseguenza, ovviamente qua il tool Azure DevOps ci viene in grandissimo aiuto, perché insomma vi dà la possibilità di poter fare, tracciare queste linee
di forecast che mi vanno a identificare quando un'attività, basandoci ovviamente su un concetto di velocity del team di story pointing, potrà essere indirizzata, completata ovviamente. E questo qua poi si riflette in modo gerarchico fino ad arrivare ovviamente alle business feature e poi alla complessità data dall'evento o dall'iniziativa. Ovviamente ho spiegato bene che il forecasting a questi signori, ho spiegato bene che il forecasting non determina l'assegnazione contestuale delle iterazioni per ogni voce. Questo è un concetto che va fatto a mano, ma è giusto così, perché se io volessi forzare, ad esempio, una voce dentro un'iterazione, magari perché mi differisce di pochissimi story point, io devo poterlo fare questa attività, ovviamente, no? E poi è una cosa molto basata sulla sensazione, ovvero quello che io posso fare e non posso fare all'interno di un'iterazione o di uno sprint. È un concetto di commitment, no? Quando anche basato un po' sulle pressioni, su quello che è importante da poter elaborare, diciamo, all'interno, per poter arrivare ovviamente a compimento e nei tempi definiti all'interno di un evento. Però questo incomincia, e poi non di meno, insomma, lo story point, cioè quello che io vado a mettere a sensazione all'interno di una voce. Ricordiamo che non è nessun commitment, quello è una voce basata su un concetto di thumb rule, dove io vuoto per pieno, vado a dare un indice di complessità a una voce, e questo voglio che non sia nulla di più che un concetto di questo tipo. Questa è la famosissima feature timeline, sempre di Azure DevOps, che è un po' la concretizzazione, è la summa di tutti i report, secondo me, di Azure DevOps, ed è anche il più bello. Tra l'altro è anche una cosa piuttosto recente che ha introdotto Azure DevOps. Quindi, se le cose sono state fatte per benino, dove per benino intendo ovviamente creazione delle user story sotto le feature, opportuna stima e assegnazione delle user story stesse negli sprint in forecast, io vado ad ottenere un grafico che, se vogliamo, è di una semplicità di lettura devastante. Eccola qua. Allora, importanza delle feature timeline, ovviamente l'importanza è quello che diceva prima, che è il marketing, ovviamente, ha l'opportunità di andare a vedere volta per volta per quando è prevista una feature e quindi per quanto un evento può essere completato. Questo lo può fare ogni volta che vuole, quando vuole, accedendo direttamente al tool. Tutte le persone del marketing, tutti gli stakeholder dell'iniziativa e dell'organizzazione hanno tutti permessi per poter entrare e poter guardare, insomma, questi report e poter constatare visivamente tutto quello che riguarda le tempistiche di elaborazione di tutte le attività che sono in corso in questo momento e hanno quindi una data di termine. Ovviamente, come non fare leverage sulle nostre grandissime Kanban offerte da Azure DevOps, che abbiamo ovviamente definito secondo una certa logica e una certa state machine, che va molto in linea con quello che sono le loro fasi specifiche di elaborazione di una feature stessa. Ci sono momenti molto importanti, ancora esiste un concetto di sviluppo collaudo, lab, crowd test, che stiamo cercando di indirizzare anche questo in ottica un po' più agile, ma intanto li abbiamo inseriti come concetto dentro una Kanban dedicata e non più dentro un foglio Excel, che è già una grandissima svolta. Il Black Stock Management, e qua vado praticamente a chiudere, abbiamo quasi terminato la presentazione, il Black Stock Management è tutto quello che invece ricade ancora al di fuori dell'organizzazione. In modo molto semplice, se io vado a concordare qualcosa con dei fornitori esterni, piuttosto che dei outsourcer che vanno a ovviamente elaborare e implementare delle linee tecnologiche che comportano, che sono state necessarie, no, al fine di arrivare a completamento di una feature, di un'iniziativa, concorderò il completamento con il fornitore stesso, e a questo punto quando io creo un'unica user story che mi identifica al completamento,
tutto il resto non mi interessa perché viene gestito dal fornitore e quindi dall'outsourcer, però io andrò ovviamente a inserire quella user story dove andrò a inserire questa user story nella iterazione nella quale cade quella data che mi ha imposto, mettiamola così, il fornitore. E in questo caso questo è un primo passo nel rendere agile un contesto che di agile non ha proprio niente. E pian pianino stiamo cercando però di lavorare anche di fino, portando alcune persone del fornitore all'interno dei domini. Questo però è un lavoro che stiamo facendo ed è ancora in stato molto embrionale, dove ovviamente dobbiamo coinvolgere non soltanto più l'organizzazione, ma anche tutti i partner esterni. E come capirete bene, insomma, è una cosa parecchio complessa, della quale, insomma, non ho, insomma, pochi mesi non sono sufficienti. Occorre un po' di più, ma arriveremo anche a avere, secondo me, un bel valore da questo coinvolgimento. Ok, vi dati backlog dei dati business attesi, insomma, questa è una slide molto marketara. Dovremmo riuscire ad avere, ad arrivare ad avere il 50%, mi auspico, di dipendenti più contenti e più motivati, arrivare a, attraverso pratiche, diciamo, di consolidamento dell'informazione, come abbiamo visto, l'adozione di metodologie agili all'interno del requirement management, ad aumentare sino al 75% il time to market di ogni business feature, quindi di ogni attività che andrà ad essere portata a termine dall'organizzazione stessa. Molto challenging, come vedete, assolutamente raggiungibile. Mi aspetto di arrivare sino a, anche qui, sino al 75% di riduzione dei problemi dovuti a una miscomprehension dei requisiti, quindi scomparendo tutta quella distrutturazione dell'informazione fortemente basata su documenti Office, si auspica, insomma, di arrivare a risultati molto, molto ambiziosi come quello che vedete in questa slide. E non di meno, insomma, in totale il 50% di incremento della produttività, questo secondo me è il minimo che ci si può aspettare da un cambiamento, altrimenti, diciamo, il cambiamento potrebbe essere semplicemente fine a se stesso. Ragazzi, io ho finito e guardate anche il caso, mi sa che sono andato perfetto, 3/4 d'ora, volevo fare anche un pochettino meno, ma va bene così. A questo punto vi dico, ci sono domande, altrimenti lascio la parola al prossimo.